Palmieri, eccolo qui, direttamente dall'Italia, dal nostro bel paese, per questo main event incredibile, per la seconda volta, come scorsa settimana, un italiano è nel main event della TWF, del roster rosso della WWF, contro il campione del mondo, un Alexander che oggi vuole vincere su tutti i fronti, vuole battere una volta per tutte Franco Palmieri, come ha fatto due mesi fa mandando all'ospedale, e vuole vendicarsi la passata sconfitta appunto della scorsa settimana, proprio contro Franco, grazie all'interferenza però di Polmancio. In quel caso Alexander stava provando il punch kick quando si è intromesso Polmancio, questa volta però non ci saranno interferenze. Grandissima puntata qui da Orlando in Florida, subito Franco Palmieri per l'attacco, una grandissima occasione per lui battere per la seconda volta il campione, che farà qui subito a stendere con la Power Slam. Che manovra pazzesca questa manovra, gli ha regalato tanti trionfi, un po' come Tessa e Victor con queste manovre. Victor che a volte mi assomiglia molto a questo Alexander, che qui mamma mia ragazzi che botta, qui Franco Palmieri veramente non c'è più a finire. Eh sì, questa è una bruttissima botta rimediata dall'italiano che cerca di reagire, colpisce anche involontariamente l'arbitro. Qui però è troppo frettoloso Franco Palmieri e infatti sbaglia ancora. Power Slam devastante, c'è poca storia, c'è poca storia in un match 1 contro 1, secondo me Franco Palmieri dovrà ancora lavorare molto. Qui cerca di reagire, è riuscito, vediamo chi la vince, vediamo chi la vince, è ovvio, la vince Alexander, Joe Breaker. Quindi si sta mettendo il cuore in questo match Franco Palmieri, si sta veramente mettendo il cuore, però è questione di tempo, it's all about the time, è tutta questione di tempo, fino a che Sarra, scusate, ex Sarra Franco Palmieri decide appunto di appendere con una sorta di modo calcistico, possiamo dire, gli scarpini alla parete. Alexandra qui va a colpire ancora gli arti superiori, però qui attenzione Franco va a colpirlo con un braccio destro a dir poco devastante, però questo Alexander veramente ha una resistenza sovrumana, lo conosciamo, è uno fortissimo sul ring, e qui potrebbe già chiudere con l'alioppo, e invece no, attenzione, l'avevo visto, Franco si è aggrappato molto bene agli arti superiori dei rivali, è molto bravo a riversare la manovra, però qui attenzione, qui gli ha spaccato il mento, veramente devastante sta mossa, alia bomba allora, mamma mia ragazzi, scambiamo malissimo sopra le corde, però qui ha lo spazio per uscire dal ring, prendersi un time out, un break, sì, però qui deve stare attento adesso, deve stare attento perché subisce, qua subisce, attenzione, cosa vuol chiudere, no, panchicco, non ci vuole credere, l'ha colpito, è finita, incredibile, 1, 2 e 3, non c'è storia, questa è la prova che Alexander è veramente superiore a Franco Palmieri, almeno in questo periodo. Beh, i titoli parlano chiaro, 2 titoli nel mondo TWF, e questo è campione da ormai da quasi 5 mesi, vuole restare ancora campione, però a Summerland dovrà difendere il titolo contro un atleta di un'altra federazione. Che situazione, con queste immagini è veramente tutto amici, alla prossima, ciao.